Come vedete, diciamo, una lunga scena introduttiva a di questi momenti cosiddetti quick time. Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Quello che non capisco è perché in un gioco così molto sperimentale, primissimo tentativo di questo sviluppatore, questa scelta di farti giocare così le scene intermezzo è stata, diciamo, molto criticata, criticata negativa, mentre in altri giochi come quelli di Telltale tutto il gioco è così e nessuno si lamenta. Una scelta di design che a molti non è piaciuta, ad altri è stata assolutamente differente. Ho detto arrenditi! Come avete forse sentito mentre parlavo, l'hanno chiamato Gray. Mani sulla testa! Io vi ho detto che si chiama Galahad. Nessuno può sottrarsi alla pena. Si può dedurre. Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! Ecco qua, Galahad. Si può dedurre che il suo vero nome sia Gray piuttosto che Galahad. È come dei nomi di battaglia, nickname o nomi, dico io, tipo 007. Gli appartenenti all'ordine si chiamano con i nomi degli antichi cavalieri. Galahad, mi senti? Qui è il comando. Ti ricevo, Percival. Ti fai una bella faccia, Percival. Niente come la brezza mattutina di Londra ti schiarisce le idee. Mi duole interrompere la tua meditazione, ma abbiamo la conferma di bersagli multipli a Grognard Square. I nostri ordini? Ricongiungiti alla sede delle Indie Unite con i Grey nella Fayette e neutralizza la minaccia. Riesci a vederla? Sì, è questa qua davanti, eh. Oh. Eccolo. È di fronte a me. Bene. Valuta la situazione una volta là e procedi con cautela. E Nicola ti ha fornito delle armi? Sì. Un SXM2 Falchion. Bene. La modalità secondaria del Falchion può servire. Possono anche essere dei pazzi, ma sono comunque dei civili. Consiglio l'uso di mezzi non letali. Ricevuto. Ci raggiungerai? Ho una questioncina di cui occuparmi. Ci sentiamo dopo. Mi muovo subito. Passo e chiudo. E da qui inizia effettivamente The Order. Con il pretesto di farti giocare quello che avviene prima rispetto al prologo appena concluso. Una delle cose che mi ha lasciato molto perplesso prima che il gioco uscisse è il fatto di mostrare alcune delle immagini o dei video dell'anteprima, la cosiddetta alfa, beta o presentazione pubblica, e mettevano a confronto le immagini contro quelle del gioco effettivo. Dando credito a questi paragoni, il gioco risulta essere molto peggio di quello che era stato presentato prima, ma vi posso assicurare che non è per niente così. Quello che può cambiare nella comparazione immagini è il vestito di Galahad. Questo è molto molto ricercato. In altri frangenti lui usa un altro vestito, oserei dire un vestito un po' più pratico, un po' più, tra, per così dire, notturno, ma non c'è niente che possa
fare intendere a un peggioramento complessivo del gioco. Quello che è stato invece inventato, insomma, per così dire, è questo effetto cinematografico. Non so, penso che lo vediate anche voi, queste bande nere in alto e in basso che di fatto tagliano l'immagine e fanno risparmiare alla PlayStation diversi calcoli computazionali. Tutto questo riesce, diciamo, per il 99% del gioco a tenere la fluidità, ribadisco, cinematografica, quindi per gli amanti dei numeri, fluidità tutto sommato fissa ai 30 frame per secondo, fotogrammi al secondo. Può accadere qualche calo di framerate quando ci sono esplosioni che occupano tutto lo schermo. Questi sono gli ambienti. L'illuminazione è in parte precalcolata per i modelli, come quello di questo personaggio, riesce a essere in tempo reale. Qua ci avviciniamo a una delle, diciamo, uno dei più grandi e ultimi motivi di discussione sulla presunta non eccellenza di questo gioco. Questo è uno specchio. Si specchia, si riflette la scala qua dietro, ma non si riflette il personaggio. Il capoccia del team di sviluppo ha immediatamente detto che è un problema di limiti tecnici. Io non so in termini tecnici cosa gli sarebbe costato aggiungere il riflesso. Ho letto che il signorino qua è decisamente pesante da renderizzare, perché parliamo di 100.000 poligoni solo per lui. Chiaramente raddoppiare il tutto sarebbe stato un pochino pesante. Potevano inventarsi qualcosa, non si sa. Non sono un ingegnere in questo campo, non sono un esperto. Ed è forse l'unica cosa che stona, insieme a questi scatti sporadici quando si fa esplodere qualcosa, una granata, tipo. Tutto qua. Per il resto, come si potrebbe già intuire, il gioco è un grandissimo bel vedere. Analogamente a Rise, sembra una Buongiorno. dimostrazione di potenza grafica più che un gioco. Ma tutto sommato si fa giocare. Qui cominciamo a imbatterci nel nome Whitechapel, un quartiere di Londra, passato agli onori della cronaca proprio a fine 800 per delle circostanze molto misteriose, e loro, gli sviluppatori, giocano su queste circostanze per mettere in scena anche degli episodi di The Order. Buongiorno. La cura è pressoché maniacale. Voi forse non lo vedete, io lo vedo, c'è il pavimento davanti a questo signore perfettamente spazzato, perché sta pulendo, e dietro questo signore si vedono 2 cm di polvere. Non ci soffermiamo troppo comunque. Quando non si è nel bel mezzo dell'azione, si può premere
L2 per zoomare, ingrandire la visuale e vedere meglio se c'è qualcosa da raccogliere. Questi sono degli oggetti che Sono si in possono strada, arrivo. raccogliere, Ricevuto. che danno qualche aiutino, poco a mio avviso, sulla trama, sul contesto. Ecco, io vedo il contatore, siamo più o meno a 25 minuti di trasmissione, me la sono presa anche abbastanza comoda. Ancora effettivamente, pur essendo armato di tutto punto, non sono entrato nel vivo dell'azione. Questa è una scelta di regia, se regia possiamo chiamarla. Una scena lunghissima di Gala, preparazione. Crane, notizia di Lafayette. Negativo. Idem qui. Probabilmente è in giro dietro qualche sottana. Com'è? Beh, come suo solito. Capisco le perplessità, ma credimi, è un tipo affidabile. Lo dici tu? Comunque, non ho tempo di cercarlo. Sto assegnando gli ultimi agenti alle loro postazioni. Ha visto qualcosa? Raccogliamo. Si sente bene, signora? Signore, faccio un pezzo. Galad, delimitate l'intero quartiere, ma senza dare nell'occhio. Come hai fatto ad arrivare così presto? Talento, tesoro. Devo ammetterlo. Hai il passo svelto per un uomo della tua età. Nessun cavaliere si risentirebbe per un vecchio da una donzella. Mio signore, questa donzella non si spingerebbe a tanto, non è così insensibile. Certo, Izzy. Come potresti? Chi sono gli obiettivi? Dei folli, fuori controllo. Percival lo ritiene un diversivo dei ribelli. Speriamo che tu non abbia perso la tua tempra. Ricorda chi ti ha addestrato. Era il migliore, da giovane. Era? Te la cavi ancora. Ma io sono più brava. Sì, signora. E Crane, rispondi. Ricevuto, Percival. Diversi fuggiaschi avvistati all'ingresso est della stazione della metropolitana delle Indie Unite. Intercettali con prudenza. D'accordo. Forza, Gray. Muoviamoci. Sempre il solito scettico. E perché non dovremmo? Gli uomini della ribellione intervengono in tutto il mondo. Finalmente si può correre un po' più veloce. Prima un Non mi poliziotto soffermo accennava a Whitechapel. moltissimo, vado dritto. Quando siamo dentro non deve passare nessuno. Sicura non ti serve aiuto, cara? Intendi un vero uomo che prenda in mano la situazione? Esatto. Fuori dai piedi e restaci! C'è mai che qualcuno ti sparasse per sbaglio? Problemi? I soliti mercenari dal grilletto facile. La Compagnia delle Indie Unite ha una predilezione per i fanatici. L'ultima cosa che vogliamo sono degli esaltati che seminano altro caos. Ho detto loro di restarne fuori. Io è passato attraverso quel Gala, dal riparo. E da qui si comincia.